Il grifone, come la tecnologia sta cambiando il volto dell'Andrangheta. Titolo del libro scritto a quattro mani dal procuratore antimafia Nicola Gratteri e dal saggista esperto di 'Ndrangheta Antonio Nicaso, divenuto oggetto di lezione per gli studenti dell'Università di Urbino in un incontro organizzato da Rotary e Rotaract Urbino. Contrasto alle mafie e legalità che sono stati il filo conduttore dell'anno rotariano. È stato un momento importante, anche molto significativo, il premio che i giovani hanno ricevuto dal procuratore Gratteri e dal dottor Nicaso in questa occasione di presentazione del libro dei due autori su un tema che è decisamente straordinario per le problematicità che apre. Questa dimensione nuova delle organizzazioni criminali che entrano a pie pari nel mondo dell'informatizzazione, di quello che è il processo fortemente innovativo che deriva dal mondo dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che è il mondo della rete. C'è stata un'accelerazione da parte delle mafie nell'uso di internet, nell'utilizzo del dark web per commettere reati, per comprare droga, per comprare armi, e quindi tutto questo ci ha trovati impreparati, perché nel corso di questi anni non si è investito in tecnologia per utili indispensabili alla polizia giudiziaria. Prova ne è che altre polizie europee sono riuscite a bucare delle piattaforme, come la polizia olandese, come la polizia francese, come la polizia tedesca, mentre noi riceviamo migliaia di file audio per poi decriptarli, per poi stabilire, capire chi chiama chi. Ci sono mafie che sono riuscite ad entrare nel cuore dell'innovazione tecnologica, che hanno cambiato o svecchiato il capitale sociale con l'assunzione di hacker, di drug designers, di ingegneri informatici. È una mafia sempre più ibrida, in bilico tra realtà analogica e virtualità digitale, ed è una mafia che lancia nuove sfide, la sfida appunto di rinnovare i protocolli di indagine ed attrezzarsi per fronteggiare questa nuova minaccia. Da Gratteri a Nicaso un appello ai giovani a come la loro abilità informatica potrà essere a servizio della legalità. Per fare questo tipo di lavoro bisogna essere appassionati, informatici, e quindi poi entrare a far parte delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e finanza, proprio per essere competitivi e per essere performanti rispetto a una materia molto complessa e molto difficile. C'è molta più consapevolezza rispetto a quello che c'era prima delle stragi di Palermo. Il problema ormai è sentito a livello nazionale, quella che manca è la volontà politica, la volontà di combattere un fenomeno col quale conviviamo da troppo tempo. Però dobbiamo ricordarci fondamentalmente che non bastano le manette e le sentenze per combattere le mafie. Come diceva Bufalino, c'è bisogno di un esercito di maestri elementari, e noi facciamo poco per creare quel tipo di consapevolezza e facciamo poco per investire in istruzione e cultura e poi ricerca.